voilà. Ma ragazzi, oggi fa un po' freschino. Allora, quindi continuiamo la nostra passeggiata. Ma poi questi occhi di colore blu, qualcosa di straordinario. Adesso andiamo un po' a Plaza da Porta del Sol, dove ho visto che ci sono molte valigie, e poi vediamo anche un pochettino quei vicoletti interni, voilà, la parte diciamo antica del Madrid. A tutto l'uomo c'è oggi. Música española. Mandaron al escuchar la balada del abandonado como un guitarrón desafinado. La canción de bar en bar. Ah, lo adoro questo popolo che ti porta gioia e allegria. Allora, stamattina voglio fare anche dello shopping. Allora, oggi pomeriggio o domani andiamo a visitare il Palazzo Reale. Il Palazzo Reale, il vero Palazzo Reale, dove c'è il re veramente, si trova a 10 km di distanza da qua, logicamente non è distante. Però poi ci sta questo Palazzo Reale, che è la sede, diciamo, antica dei re di Spagna, che è accessibile ed è visitabile. Allora, siamo arrivati quasi alla Plaza del Porto del Sol. Andiamo. Allora, questa è la Plaza del Porto del Sol. Questa è la piazzetta che abbiamo fatto all'inizio, nella prima puntata di sera. Allora, due fontane. Ok, allora adesso andremo un po' da questa parte. Questa parte qui rappresenterebbe la parte antica di Madrid. Non vi volete che sono molto, molto particolare, che ieri diciamo vi volevo far vedere, però poi è successo un qualcosa all'hotel che non posso dire e sono andato di corsa. Allora, quindi prendiamo questo vicoletto, che è quello là che è più diciamo frequentato di gente. Andiamo a vedere un po' che c'è in questo vicoletto, perché è così frequentato, perché c'è tanta gente. Mi gusta Mariana, mi gusta tu, mi gusta colombiana, mi gusta tu. Nella sera. No. Adesso. E te. Ragazzi, qua sono tutti i negozi alla moda, molto molto belli. La se c'è qualcosa di importante qua. Ah, poi ho visto le bigiotterie costano proprio poco. È una delle belle cose, diciamo, per le donne che amano tutta questa geggia addosso qua. Belle riproduzioni. Grazie. Pablo è. Che canini di restaurante.
Allora, stiamo andando in una piazza, non so cosa dire. Roba metallara. Ortopedia. In italiano, ortopedia. Oh! Ortopedia. Secondo me è una piazzetta importante. Boh. Mi gusta Marguiana, mi gusta su. E la sana le fa. Il siciliano. Allora, vedremo un po'. Cine idea. Andiamo un po' di qua, va? Andiamo un po' di qua. Ah, già visto, un negozio di ginevalite. Mi viene un po' più. Pazzo, cosa? Centro Galleco. Prezzo di fabbrica. Prezzo di fabbrica. Questo faccio. Continuiamo il nostro viaggio. Ministero della Giustizia. Allora andiamo di qua, vediamo un po' che c'è. Alimentazione frutos secos. Ah, questo no. Na 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 na. Un altro doppio. Via, finalmente. Bagagli, eh. Vediamo un po' questi bagagli. Niente, ma a tu li fai. Già c'è che tu li fai. Allora, il bagaglio, questo qua piccolino costa 16 euro, questo qua piccolino 23 euro, quell'altro là, vediamo questo che c'è, no? Là, una chiesa questa, allora, ospitale. Hostal, no ospitale. Andiamo di qua. Andiamo di qua, vediamo un po' che ci sta. Queste stradine. Ah, ma ne sta signora? Tu sei preso male, so. Ah, un'altra cosa. Il mio cordoglio va a un grandissimo personaggio che purtroppo se n'è andato, voglio ricordare, ed è Robbie Williams. Ed è un peccato perché da praticamente ho visto tutti i suoi film, lo seguo da quando ha fatto Mork, però è veramente un peccato perché una persona straordinaria. Comunque dopo devo telefonare a mia madre perché non ho capito un cazzo di come è morto. Un telegiornale dice che è morto, che si è tagliato le vene, un altro dice che si è impiccato, un altro dice che è morto per il gas.
alla fine non si sa, alla fine non si sa com'è morto, cioè non si sa, io non lo so, non ho capito com'è morto. Questo c'ha le valigie, andiamo un po' qua. Bello, eh? Hanno pure questi negozi di roba religiosa. Bello, eh? Voilà, ok ragazzi, allora per il momento dalla piazzetta, che siamo ritornati quindi alla piazzetta, è tutto. Quindi ci siamo fatti anche un po' questo lato qui. Questo lato qua ce l'abbiamo fatto nell'arco dei vari giorni. Adesso è rimasto solo da andare a visitare qualche cosa. Più tardi, adesso un bagnettino in piscina e poi chilla. Ciao, stasera un ristorante di classe. Ciao ciao. Allora ragazzi, sono un po' brillo oggi, eh? Sono un po' brilletto perché ci stiamo bevendo una bellissima. Parlando di bellissimo, ci siamo bevuti praticamente una buonissima bottiglia di vino bianco, vero? 5 persone, quindi non è un bicchiere, però sono un po' brillo perché ne ho bevuti 2 di bicchiere, quindi mi sento un po' arzillo. Giusto però, un po'. Allora, adesso ho acceso la telecamera, noi siamo in piscina, quindi è inutile che inquadro. Ho acceso la telecamera perché volevo consigliarvi una cosa che è stato adesso detto proprio in questo momento a tavola. A 60 km da qui c'è Toledo, un luogo straordinario da andare a visitare. E quindi veramente molto molto bello, può essere che andremo, però comunque rimangono anche altri 2-3 giorni, quindi non penso che lo faremo. Però Toledo hanno detto che è qualcosa di unico al mondo da visitare, 60 km. Allora riprendiamo, quindi ci sta questa Toledo da visitare e poi ci stanno anche molti parchi giochi. Quindi non faremo tutto, però sappiate che ci sono veramente tanti tanti divertimenti che potete fare qui a Madrid. Allora ragazzi, noi continuiamo a prenderci il sole, quindi a stasera, oggi pomeriggio, non so, quello che capita, quello che fruscia, quello ci prendiamo. Ciao ciao a tutti. Ah, ma ve l'ho detto che ieri ho perso 100 euro. Vabbè, comunque a Casino ieri il fatto dei 100 euro per chi ha visto le puntate precedenti non è andata bene e abbiamo perso. Però abbiamo giocato un casino di tempo, quindi stasera ci rifaremo. Ciao ciao! E voilà ragazzi, siamo quindi ritornati nella stanza dopo che ci siamo divertiti in piscina a mangiare. Come vedete è anche l'ora in cui nessuno ci sta in mezzo alla strada, poco pochissime persone perché fa molto caldo. Allora qui gli spagnoli sono abituati a farsi anche la controra, quindi è l'orario del riposare sul letto, ed è quello che noi faremo dopo tutto questo sole. Automaticamente poi ti devi anche un po' riposare all'aria climatizzata, non condizionata. L'aria climatizzata è tutta un'altra cosa. Allora, hai visto come sono cambiato di colore, capelli, compagnia varia. Allora, che dire, continuiamo la nostra storia, vediamo cosa faremo. Allora, nel frattempo ci riposiamo poco, un po' di riposo, un po' di frescura, una bella doccia e si scende un'altra volta e si vive così la giornata. Sorridete, sorridete, sorridete che la vita è bella, 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 bella. Ed è un peccato non approfittare dei momenti belli, perché i momenti brutti vengono e vengono sempre. Quindi i momenti belli sono sempre quelli là più pochi, quindi tanto vale la pena prenderseli e divertirsi. Nella vita non fa niente se si diverte, non c'è niente di grave, no, assolutamente, se la vita la prendi con divertimento, non c'è niente di sbagliato, credetemi.
Ciao ciao a tutti, adesso un po' di riposino nella New York spagnola, veramente. E alla prossima. Ciao Moshe. Anzi no, alla prossima. A tutta l'ora.